questa. Buonasera a tutti. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom. So many innocents strewn about the square. The streets are teeming with machines. Aegis? The king must be stopped. You have roused the spirit of rebellion. My rightful enjoyment is being challenged. Parigi, rivoluzione francese. Ma siamo ben lontani da quella che abbiamo imparato a conoscere dai libri di storia, già che la città è messa a ferro, fuoco e fiamme da re Luigi XVI, che ha radunato una schiera di automi e, accecato dalla follia, è in procinto di distruggere tutto quello che l'uomo ha costruito. Conferma, secondo lui, è l'unico automa di fattezze femminili che non agisce per un mero istinto di distruzione. Bensì, RPG è cosciente di sé, tanto di peso, parla, ne ha fatti ragiona, in questi si esprime anni qua, ma difficilmente un pezzo arrivato. Pregiato partorito dalla grande rivoluzione meccanica che è stato messo al servizio di Maria Antonietta come sua guardia del corpo. A mostrare i muscoli, ma quando quest'ultima viene allontanata dagli esiti nefasti di Parigi, la regina emana l'ordine supremo ad Aegis: fermare la follia del suo consorte, trovare suo figlio e scoprire il segreto di Atene. Ecco, andiamo subito a beccare il gioco. Tra l'altro devo iniziare da capo, avevo un salvataggio già pronto per nella closed beta, pensando che magari qualche salvataggio poteva rimanere in comune, era difficile succedesse, ma volevo controllare, così avevo due salvataggi, uno lo facevamo subito all'inizio del gioco e l'altro un pochino più avanti, invece no, dobbiamo per forza partire da... dalle origini. Esatto, dobbiamo partire da zero. E quindi direi di fare nuova partita e ciao. Vabbè, innanzitutto per coloro che magari non conoscono bene il gioco. Vai. Si tratta di appunto un Souls-like clockpunk, diciamo come genere, ambientato alla fine del Settecento durante la Rivoluzione Francese. E protagonista c'è questo automa, Aegis, che è praticamente il protettore della regina, e c'è Luigi XVI che, diciamo, preso da questi automi e da una spietata follia, decide di utilizzarli come arma contro la popolazione per radere al suolo, diciamo, la città. Questo è l'incipit. Esatto, fai bene, perché tra l'altro salteremo, ora non faremo vedere tutto, però c'è una bella scena adesso con Maria Antonietta. Continua. E no, appunto, quindi Maria Antonietta a un certo punto chiederà a Aegis di intervenire, di fermare, diciamo, la follia del re, trovare i figli e scoprire anche, cioè, in tutto sarà anche scoprire il mistero dietro a Aegis, che è l'unico automa che è in grado di ragionare, diciamo, con la propria testa e non agisce solo, diciamo, in base agli ordini o la cattiveria o, appunto, follia anch'essa. Esatto, aspetta un attimo che metto in finestra, voglio vedere tutto per bene. Ok, Picard alla ghigliottina, chi è? Uno che viene dal forum qua. Picard è un povero e bravo moderatore che sicuramente... Buonasera a chi... Buonasera ragazzi. Allora, praticamente che succede qua? Qui c'è Maria Antonietta che parla con una sua serva, credo, che tra l'altro è molto più classista di lei. Però c'è un particolare già qua, come dire, un piccolo tocco di classe. Fra poco si vede sullo sfondo un quadro strafamoso, Maria Antonietta con i figli, un quadro famosissimo di una famosa ritrattista francese di quegli anni, quel ritratto in particolare del 1785, e comunque ce ne sono diversi di questa pittrice francese, su Maria Antonietta, e il modello e il viso di Maria Antonietta poligonale, insomma, la ricreazione del personaggio a livello poligonale, insomma, di fattezze del viso, eccetera, è chiaramente ispirato ai ritratti della stessa Maria Antonietta, che questa pittrice erano quadri estremamente descrittivi, non esattamente i fiamminghi, che poi sarebbero i più descrittivi di tutti, quasi a livello di fotografie ad olio, ma comunque era molto molto precisa nei tratti. Eccolo, vedi qua sullo sfondo che si vedeva, è proprio quel quadro lì.
Allora, però adesso, adesso vediamo un po', salta. Ragazzi, eccolo. Saltiamo, perché non si può qua, dura un casino. Allora, ci fa scegliere il un po' di roba su Aegis, sull'automa. Vedete? Allora, sottolineando che appunto c'è la varietà delle armi, dell'equipaggiamento, la personalizzazione c'è, è molto ampia. Sì, 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 ma qua siamo nella definizione del personaggio, quindi non ha ancora a che fare con la definizione RPG. La facciamo dorata, via, che bella. E poi i capelli, vediamo, così no. C'era quella che avevo scelto nell'altra partita, che mi piace leggermente un pochino così, anche se non è molto credibile, è un po' più moderno. E poi ci sono varie maschere, vedete, questa è la classica che abbiamo visto in tanti screenshot e in alcuni trailer. Qui un pochettino più definita. Sì, questa è quella, sì, assolutamente, quella che si vede di più. Qui abbiamo le situazioni politically correct, che è la prima che viene mostrata, quindi di colore. No, vabbè, non lo dico per ironia, ma effettivamente queste opzioni ormai sono sempre piuttosto onnipresenti. Ecco, mi piace così. Mi piace Vai. Così. Vai, anche a me. Vai. Aggiudicato. R1 avanti. Qui mi metto già due bei occhiali, se no comincio a non vederci. Una mazza. Avanti. Allora, qui ci sono le classi sostanzialmente. Di Federica, di. No, stavo dicendo il video di prima che abbiamo saltato poi alla fine appunto perché era lungo e diciamo rappresentava la preoccupazione di Maria Antonietta nei confronti della situazione della città. Ok. Ah sì sì, certo, esatto, parlava esattamente di quello, era preoccupata e poi introduceva la prima missione di Aegis, cioè che per andare a scoprire quello che stava succedendo a Parigi deve attraversare, ora lo vediamo, deve attraversare il giardino di Versailles ed è sostanzialmente il tutorial del gioco. Qui vedete, ora non mi ricordo, sono 5 o 6 attributi, ma non sono tantissimi, mi pare 5, ma dopo ora fra poco li vediamo. E come vedete qua ci sono le varie classi con diverse caratteristiche. Questo è scudo, che se è come un fucile che avevo preso in una delle partite che ho fatto, nella prima partita che ho fatto, da una parte spara, dall'altra parte fa scudo, ma potrebbero essere anche, okay. No, ma potrebbero essere anche mischiate, perché lo trovate, ma è diverso. Poi questo è l'alchimista, beh, sostanzialmente il mago della situazione, io direi un tancone con buon... importanza delle armi da fuoco. In questo qua è un attacco a distanza, attenzione, non vuol dire solamente attacco a distanza nel senso che c'ha il colpo speciale che è un colpo d'arma da fuoco, ma anche che è un'arma, una specie di alabarda che colpisce da lontano. Ok? Io ho fatto questo, io non mi sto a rischiare adesso a prendere le botte con un'altra classe, le piglierò. Dai, andiamo con quella. Le piglierò già sicuramente con questa, Federica, e quindi... Vabbè, dai, parte del bello anche questo. Eh sì, prendere le botte in un source like è la cosa più classica nel mondo, no? Ora voglio chiedere anche a casa, ragazzi, se mi dite per favore se si sente. Te per favore, Fede, che io non ho l'occhio fisso sulla chat, dai un'occhiata e vedi se vogliono alzare, che alzo un po' il volume, lo posso fare, insomma. Mm-hmm. Via. Qualcuno si palesi. No, vabbè, comincio. Nel salotto, Si sente bene, grazie mille. Mi sembra che hanno addolcito la difficoltà dai danni che ho fatto a questo. Sì. Ah, non lo so. Allora, qui ci sono naturalmente gli accessi rapidi. Ora, tutto qua è molto source-like, ma è anche ben contestualizzato. Ora, per esempio, no? Qui abbiamo al posto delle pozioni delle fiasche curative, sì, dei classici souls, abbiamo l'olio. Olio da robot, insomma, olio per le giunture. E poi vedremo che invece della stamina, quindi del fiato, c'è un impianto di raffreddamento. Quindi tutto ben contestualizzato, no? Siccome è un automa, è chiaro che non è che c'è la fatica, però si può surriscaldare. Quindi poi l'effetto è praticamente lo stesso. Ci dicono che
No, a noi sentono benissimo, però il gioco è basso. Il gioco è basso. Va bene. Ok, grazie. Vado subito a vedere. Allora, andiamo con audio in uscita. Ecco, ora potrebbe essere ancora un po' troppo alto, quindi insomma, te Fede magari senti un po' cosa ci dicono, ok? Mm-hmm. Certo. Vai. Allora, a me va bene così. Ho già visto tutto. Qui ci diceva... Ora abbiamo due solamente. Anche qui ci sono degli oggetti speciali che servono a fare... aumentare il numero dell'olio da usare. Quindi che sono esattamente come nei Souls, ecco. Mm-hmm. Quando aumenti le fiaschette curative. Ogni arma dispone di un'azione speciale. Questa c'ha un colpone d'arma da fuoco, come dicevo. Che questi nemici scarsi... Vedete che... A destra ci sono le munizioni. Ok. Scusate, a sinistra ci sono le munizioni. Le vedete in sinistra? Mm-hmm. Quel numero 35 in basso a sinistra. Gabriele sottolineava il fatto appunto che si vede che... cioè, proprio il fatto che siano meccanici e magari attaccati per fortuna alcuni, che si vede che sono proprio vecchiotti oppure... magari anche creati con oggetti che non sono allora, della massima qualità. Scusa, intanto quando succedono le cose lo dico. Vedete qui, qui siamo arrivati proprio all'impianto di raffreddamento del robot che entra in funzione, quindi ci vuole qualche frazione di secondo per far tornare tutto. Vai, di. Vai Fede. No, stavo dicendo appunto che Gabriele sottolinea come è reso anche realistico il movimento degli automi, che appunto non sono magari fatti del materiale migliore al mondo, oppure uno simile a quelli che dimostra avere Aegis, che è comunque molto più abile di loro. Quindi si vede che sono impacciati, hanno questi scatti, questi movimenti un po'... Esatto, e gioca, lui dice giustamente, è un fattore... Non possiamo chiamarlo involontario, perché sicuramente gli sviluppatori ci hanno... Però diciamo così che altrove, in altri giochi, possono essere considerate... Può essere considerata un difetto. Invece in questo caso, siccome abbiamo a che fare con robot, è credibile il fatto che siano così, no? Scattosi. Certo. Con queste animazioni un po' scattose. Chiave arrugginita, ok? Quando appare un oggetto c'è il simbolo dell'oggetto che prendi, che è un po' diverso, ed è una roba che viene riservata agli oggetti di missione, quelli che servono. Ora guarda qua com'è ben contestualizzata qua la faccenda, nel senso che certo sono dei falò alla Dark Souls, sostanzialmente come in un classico Souls-like di Miyazaki, come in un Souls anzi di Miyazaki. Miyazaki non fa i Souls-like, Miyazaki fa i Souls, sono suoi, quindi e però vedete, tac, si trasforma in una seggiolina per le riparazioni del nostro automa. Sì, molto figo, devo dire, sì. E qui non ci abbiamo ancora abbastanza roba per evolverci. Anche qui abbiamo un corrispettivo che si chiama Essenza Animica, che è il corrispettivo delle anime dei Souls, mm-hmm. o quello che sono state. L'emporio, compri roba, e l'equipaggiamento vai a gestire, per esempio, vedete, abbiamo solamente un modulo, che è un modulo ventilazione, cioè praticamente accelera il tempo di recupero sul discorso del raffreddamento che dicevamo prima. Dai, per ora è sempre il solito tipo di nemico. E anch'io sto un po'... Te la stai cavando? No, vabbè, mi sono accorto con la pratica di quest'arma che un po' rotta, no, ma insomma c'ha questa particolarità. Lo faccio vedere, per esempio c'è un classico passaggio che poi ritorna su se stesso. Anche qui si imitano un po' i Souls, ma con una semplicità abbastanza disarmante, va detto, in termini di level design per il momento, ma qui siamo ancora in un livello tutorial, quindi poi, insomma, esatto. Poi ci sarà proprio Parigi, vedremo Notre Dame. Sì, allora qui per esempio in queste mappe
open world manco col cazzo, per essere un pochettino volgarucci, nel senso che ci sono non muri invisibili, però vegetazione insormontabile, cose di questo genere qua, che non fanno venire proprio il buon umore, ma dipende anche dal gioco, ecco. L'abbiamo già detto spesso in redazione, anche nelle recensioni, non è che tutto il mondo deve essere per forza open world a livello di produzioni action, ecco. Certo. Ora, per esempio, mi verrebbe da dire bevi una fiasca, ma in realtà no, una oliatore. No. Sì, ma ora affronterò già il boss, che fra poco, con una fiasca sola. Uh-huh. Con una fiasca sola. Infatti la volta dopo ci andrò correndo, come si fa comunemente. Sì, certo. Ecco, qua ci fa vedere un pochettino di stealth, che però non c'è un bottone per abbassarsi, ma si camminare più piano. Ma c'è lo stick, cioè devi lavorare piano piano con la sensibilità dello stick sinistro. Mm-hmm. Quindi, insomma, così, no? Vedete che si può modulare, corsa così, oppure si preme e va al massimo della velocità. Beh, è una cosa che va bene, su like in generale c'è sempre, non mi sembra, esatto, che ci sia il pulsante. No, per... no, oddio, cos'è? Attenzione a quello che dici. Beh, esatto, no, in Elden Ring c'è. Ah, ok, vedi, Elden Ring l'ho... E che... Cioè, nel senso, devo approfondirlo. E anche in Sekiro, quindi viene da lì. Mm-mm. È vero che Sekiro comunque era quello con una componente stealth. Ora qui vedete, mm-hmm, che sulla sinistra, ora qui c'è il boss del tutorial sostanzialmente, qui a sinistra c'è una di quelle, insomma, esatto, punto di salvataggio da attivare, quindi la statua dopo la seggiola del robot, ma... Ora qui mettiamo alla prova subito l'intelligenza artificiale, perché... È un classico fare il giro tondo intorno. Ah, ma qui, ma me l'ho dimenticato che qui ci sono dei... grazie. Ricordiamoci che non c'ho praticamente nulla da curare. Mm-mm. Ecco. Vabbè, dai, senti, cioè, fai una bella run fino al boss e via. Quante volte l'abbiamo fatto? Allora, dai, vado. Corro. Ah, il G si è rotta. Un sei morto non esce. No, esce così. Come vedete, dietro quando viene rosso è proprio il discorso del raffreddamento. Ci si ferma un attimo, si può anche correre normale. E l'impianto di raffreddamento automaticamente va in funzione. Ecco, in Sekiro c'era la postura, non c'era invece la stamina, corretto? In Sekiro c'era la postura, esatto. Ok. Lo sto ricordando quando ci ho giocato anni fa. Ora, vediamo dove avevo lasciato le anime. Giusto per non percole là. Le vicino al gruppo... Ecco l'altro, sì. Trovato. Oh, adesso cerchiamo di isolare il piccolino. L'amico. Esatto. L'amichetto. Ce n'è solo uno, oltretutto, oppure respawna ogni volta che lo... Cioè, ne respawna uno. Ecco, vabbè. vabbè, ma fammi almeno cura. Stavo dicendo che l'avevano reso più semplice, non è vero niente. Appunto. Però Gabriele ha detto che effettivamente un lato negativo possono essere i boss troppo facili. Ah, sì? Sì. Che... Sì. Beh, magari il paragone con... Fa lo è romano, è sborrone. No, comunque sì, cioè nel senso, nella prima partita questo boss qua l'ho battuto la prima, quindi vabbè. Boh. Ora vediamo un attimo. Okay. Sì, l'ho battuto la prima, giuro. Real Lele. Yep, le missioni successive si gironzano su Parigi, Louvre, eccetera, eccetera. Fiasca di vino. Suggerimento: colpisci i sacchi appesi in aria, dentro c'è del drop. Sì, l'ho visto oggi, grazie. Forse ne ho saltato qualcuno, ma...
Sono sboronissimo. Comunque ciao Gabriele. Comunque c'è una discreta gettata. Okay. Blind Greedy Fool, penso si dica così, dice: Gridfall non è completamente diverso? Tu Mario? Non ci ho giocato a Gridfall. Non c'ho ma giocato. Comunque è un RPG, non è un Souls-like, o sì? Non me lo ricordo più, perché non ci ho giocato, ma credo che sia un RPG, che non sia assolutamente un Souls-like. Questo lo posso verificare. Che però ne è... Ah, oh, un GDR. Ok. Gabriele dice appunto che è diversissimo dato con RPG. Consiglio? Ma vaffanculo! No, il consiglio se lo tiene per lui. Povero Gabriele, costretto a non partecipare. Ma vaffanculo! Ok. La prossima volta non devi dire che hanno semplificato nemici. No. Probabilmente te la sei tirata. Ora vediamo se ce la faccio. No! Sì, dai. Magari un'oliata ci sta a sto punto. Ah! No, un'oliata non ci sta perché non ce l'ho più. Non ne ha, no. Ho visto adesso. No! Dai, magari. Oh, ma... Oh, ucciso. Qua è proprio... Maledetto. Allora, andiamo un po' a vedere qua se possiamo subito potenziare qualcosa. Se ho già... Sono 1830, quindi sì, ho qualcosa. Ok. Gabriele dice che il boss da fine livello è super accessibile. Sì, è quello. Cos'è il ciccione? Il ciccione tutto di metallo, mi pare, no? Sai, quello che ho già incontrato, che era veramente da tank. Allora, posso aumentare la resistenza per essere un pochino più resistente. Non posso, per esempio, aumentare le dosi perché non ho ancora trovato questo oggetto che ci vuole per... Vedete, ci sono sublimatore di Lavoisier, catalizzatore di Lavoisier, ci sono tutta una serie di oggetti da trovare per le varie tre chiavi per potenziare lo slot praticamente dei poteri passivi, dei perk, che sono sostanzialmente questi, i moduli, e poi una chiave rispettivamente per aprire dei nuovi slot e quindi avere più poteri passivi. Allora, io qui sono andato alla potenza. Vediamo se avevo raccolto anche delle essenze di spirito minore. Questo è conferma. Ora dovrei avere già abbastanza anime. Anime, vabbè, scusate ragazzi, li chiamerò anime. Perché... È un classico, cioè si chiamano sempre con i nomi del precedente... Ok, vado, se posso farlo, sì, vado un pochettino, un minimo di salute, e adesso sono a 300, posso anche andare avanti e perdermi un po' di anime. Qui trovate un po' di massacri. Come vedete, i nemici... Eccoli. Sono umani. Nel senso, ritornano, come in qualsiasi... Ah, beh, sì. Così. No, stavo vedendo la mischia allora, per terra. E qui abbiamo il loot. Vediamo cosa ci danno. Moschetto. Ma scusa, ma allora il loot è uguale dappertutto? Gabri, se sei lì, il loot è uguale, cioè, o è uguale nel tutorial? Perché qui io questa arma qua l'ho trovata nella prima partita esattamente nella stessa posizione. Ora la posso anche selezionare, dato ce n'è solo uno.
la metto nel... Ah no, ce n'ho già un'altra. Flagello, disco... Sì, uguale, conferma. Un'altra cosa, dice di equipaggiare anche la fiaschetta d'olio più piccola, perché recuperi vita, più punti vita velocemente, okay. Progressivamente. Ma sono quelle consumabili sostanzialmente, sono quelle che quando le consumi non ci sono più, no? Suppongo. Allora, questo è un attacco a distanza come il mio, e il mio però ha più o meno la stessa potenza. Peso medio, squilibrio, mobilità, danni fisici, squilibrio. Però è migliore come squilibrio. Allora, vediamo un attimo, anzi. Gabriele dice di usarle in ogni caso, anche se si consumano. Va bene, grazie Gabriele, ora basta però. No, anzi, così voglio provare questa. Il flagello disco. Vai. E invece come... Che nome è cattivo. Qui invece... non l'avevo provata prima la tempesta di lame. Vai, proviamola. Inventario. Allora, andiamo a mettere quindi... Perché ce lo dice... Guarda, come vorrei farlo solo perché me lo dice lui... Non farlo. San Pietrini possono essere gettati contro i nemici. I San Pietrini servono praticamente per attirare la canzone. Sì. Ma sono numerati due anche quelli. Ma che tirchieria che è. Va bene. Andiamo avanti. Oh. Vediamo un po'. Gabriele dice: vieni qui a Roma e ne trovi quanti vuoi di San Pietrini. Un salto dalla Francia, cioè da Parigi a Roma. Allora, ciao. Comunque, per esempio, c'erano i rilievi su... tra le opzioni grafiche ci sono i rilievi su il terreno. Come vedete, ci sono degli effetti... di shading, non credo proprio che siano poligonali, che fanno apparire il terreno un po' addossi. Cosa carina. Per il resto, mettiamola così, se la tira anche troppo in sede di opzioni grafiche Steel Rising, perché oddio, se metti le texture, al massimo non vai fuori delle possibilità di una 3070, cioè il mio mostro di scheda. Sono un po', come dire, un po' esagerati, e quindi uno si dice: ah cavolo, poi ora avvio il gioco, chissà che bestia graficamente che è. Ma non è, diciamo che così graficamente lo potremo... Bicorno moscardino, abito moscardino, vediamo, sia mai che ci danno del vestito, un vestito nuovo, e non ce lo mettiamo subito. Ah, infatti è più potente, però è brutto, fa schifo. Ma è sempre, cioè non sempre, però la maggior parte delle volte, no, questo è proprio brutto. Vabbè, ti ritrovi con cose brutte ma che funzionano. Va bene, nei Souls non è così, cioè oggi ho trovato in Elden Ring un'armatura più bella di quell'altra. Sì. Ah, finalmente qualcosa di più... Stavo per dire impegnativo, ma non mi sembra. No, non è impegnativo questo. Però è diverso almeno. Sì. Allora, voglio anche andare a vedere l'altra arma come funziona, quindi si fa così a cambiare le armi. Ok, vediamo un po'. A costo di morire. Vabbè, almeno le proviamo un po', dai. Facciamo vedere un po' più di... Vedi che non è già andata a me, avevo già capito all'inizio. Ecco, no, benissimo. Allora, quest'arma qua non è data a me. Bocciata. Al tipo di... Ma più che altro devi essere molto vicino. Cioè, mi sembrava più vicino del... Ah, ma aspetta un po' una cosa. Ma qui, no? I nemici mi vengono a cercare, se sono così? Scopriamolo. Ah, dici... Perché nei Souls non si interrompe. Mi pare che... Ah no! Invece... Sembra proprio che non si interrompa. Allora, quest'arma qua...
Beh, non è male. No, però voglio anche quell'altra che c'avevo all'inizio. Ok. Siamo arrivati a un minimo di punto di raccordo. Te guarda sempre se la diretta funziona, siamo sempre sì, sì, sì. Funziona tutto. Tutto oliato. Dai, dammi un altro corsetto, che questo qua fa schifo. No, sì. Artigli Nemesi. Come trovare la strada? Hai appena acquisito la bussola. Puoi assegnare la bussola alla cintura di accesso rapido in modo da poterla usare qualche altro momento per controllare la strada della tua destinazione. Cioè, semplificazione. Che Miyazaki si incazza su queste cose qua. Cioè, non le metterebbe mai. No, in realtà non è proprio così. Non è proprio così, perché la ricerca delle destinazioni in Elden Ring è diventata molto più accessibile. Quindi, insomma, anche quell'apertura lì l'ha data anche il nostro caro amico Miyazaki. Mm-hmm. Allora, io di qua voglio mettere alla prova le due armi a distanza, che sono quelle con cui trovo meglio. Schioppo alchemico o disfunzione alchemico. Ha ottenuto uno schioppo. Come le armi dei suoi nemici, anche quelle di Aegis possono causare danni alchemici, fuoco, gelo, elettricità, quando utilizza munizioni elementali per eseguire gli attacchi. Gli attacchi alchemici, vabbè, insomma, sono come i poteri elementali, via. C'è poco da dire. E però ti spiega che quando sei tu colpito, se sei vittima di fuoco, ora io ho a proposito, non c'è nessun tipo di supporto speciale a DualSense, non ci sono i grilletti adattivi o cose di questo genere qua, feedback tattili particolari, è un supporto basilare, ma d'altronde si sapeva, lo dico solo per non illudere, ho visto qua in mano un DualSense e dicevo che col DualSense, e comunque con qualsiasi tipo di controller, a seconda, ci sono dei tasti o delle combinazioni di tasti per togliersi d'impiccio quando sei, ce n'è una, in questo caso il circolo, quando sei infuocato, cioè quando sei vittima di fuoco, quando sei vittima di gelo, che trattiene i nemici, li trattiene in realtà, li congela, insomma, poi appunto... premendo R1 o R2 puoi liberarti dal ghiaccio, o se no usare un elisir particolare per fare in modo di non essere più folgorato, insomma vittima di elettricità. Mm-hmm. Eccoci qua. Allora, Gabriele dice: ventagli scomodissimo, ma è l'unica tipologia di arma che ti dona anche lo scudo. Se nello stile di qualcuno può essere utile. Aspetta, no. No, non è l'unica, ti faccio vedere. Cioè, no, scudo c'è anche lo schioppo. Ora ti faccio vedere. Allora, potenziamenti, qui c'è ancora qualcosa da poter fare, no? Blind Greedy Fool, giocherò anch'io. Un po' di pazienza e poi ci sarò anch'io a divertirmi. Allora. Adesso faccio un po' di compagnia Mario, ma diventerò attiva anch'io. Fiaschetta d'olio normale, che sono quelle che ma... Sì, ma l'hai già detto questo. Ah, ok. Mario, tu avevi provato i giochi della Supermassive, The Dark Pictures Anthologies, no, qualcuno quelli, della serie? No, quelli li ha provati quasi tutti Marco Ravetto per noi. Uh-huh. Su quelli ci sarebbe giocatore. Sono portato... sì! Dai, il prossimo esce a novembre. Sì, ho capito, ma...
cioè qualcuno della redazione giocherà, non è che posso giocare tutto io, tra l'altro non sono tanto le avventure narrative mi annoiano, per dire, e chiaramente sì, per l'amor del cielo sono apprezzabili dal punto di vista del genere, ma non fan per te, no. Eh beh, se le ho giocate, le ho giocate quando dovevo recensirle, ad esempio. Ok. Ah, stavo già pensando un po' di titoli che si potevano giocare qua. Anche qui posso giocare anch'io. Poi, cioè, ho praticamente la discoteca fuori casa perché è festa di paese. E io abito praticamente di fianco alla piazza e mi sembra di avere veramente una discoteca in camera. Ah sì? Non penso si senta, meno male perché ho le cuffie. No. Ma no, sono seria. No, no, ma ci credo, se me lo dici, ci credo sì. Qui cosa c'è? Catalizzatore, ok. Adesso, alla prima volta che ritorno da... Che fra poco mi sa che si può attivare, posso migliorare l'olio per, cioè la cura automatica, via. Quella che c'è sempre, poi le fiaschette invece sono consumabili. Dai, ora diciamo che siamo molto immersi nella natura, poco nella city. Allora qui c'è, cioè, da un lato probabilmente questo qua sarà dopo sarà una scorciatoia, perché come vedete ci vuole un oggetto per passare oltre, però in realtà possiamo passare oltre anche di qua, però siccome prima voglio cioè Tyriel 76, non so se li pronuncio giusti i nomi, dice: la caratterizzazione dell'ambientazione secondo voi è presente? Da quel che vedo finora mi sembra molto generico. Allora dobbiamo ancora arrivare a Parigi, caro. E questo è diciamo che io ho trovato diversi nemici, per esempio ispirati un pochetto a Nier Automata, ad esempio, e che però vabbè, Nier Automata è un capolavoro, Steel Rising no, anche se è un buon gioco. E naturalmente quindi... Nier Automata è uno stylish action con contaminazioni RPG, ma non è un Souls-like. Però per dire che siccome comunque alla fine il protagonista di Nier Automata, i protagonisti anzi, perché dà una giustificazione narrativa alle run multiple, anche questa è una cosa bella di Nier Automata, come il setting generale, però ecco appunto ci dà... Adesso io vado però... Scusate che mi dimentico di rispondere... Essendo un automata anche questo protagonista, il fatto che ci sia un po' questa vicinanza di alcuni elementi di design con, anche se sono così lontanissimi, perché quell'altro è comunque, sono fantascienza relativamente futuribile, questo è Clockpunk. Dov'è il... vado indietro fino... poi corro fino al boss, oppure ce n'era uno subito dopo, non mi ricordo. Vabbè, comunque andiamo qua, tanto possiamo... Lo scopriremo. No, tanto possiamo anche... No. Allora, un po' di destrezza io ce la metterei, che qui si chiama agilità. Mm-hmm. Sì. E 500, ci posso fare niente. Ah, e qui posso aumentare il numero di dosi di dell'oliaccio per curarmi. No. Allora, adesso corro in tranquillità, che non mi interessa incontrare altra gente, se no non andiamo più avanti. Sì, vienimi dietro. Vedi, quelli per esempio è uno di quelli che va un pochino più veloce degli altri. Sì. Sempre impacciati, però comunque corrono. Oh, ora praticamente arriva il boss che mi diceva... Credo che sia questo, Gabriele, che mi dicevi. Oh, cioè. Vediamo. Che non sia... Non mi sembra che sia una cutscene particolarmente lunga.
C'è la barca che gli ha promesso Maria Antonietta. Maria Antonietta gli ha detto: non abbiamo visto tutto il video iniziale, ma gli ha detto praticamente: troverai una barca che ti porterà a Parigi, con cui potrai andare a Parigi. Ed eccola lì. Ed ecco qui l'amichetto tozzo di cui parlavamo prima. Bravo Mario. Che noi facciamo un tubo qua. Però sono a vedere se almeno un po' di chilo di colpo critico. Qui c'è elettricità che ci fa male, quindi è meglio stare lontani. Sì, togliamo poco, però lo vedo abbastanza impacciato, come diceva Gabriele. Cioè, nel senso, era molto più agile il mini boss iniziale del tutorial. Sì. Cioè, mi sembra. Beh, era di quelli abbastanza bastardi per farti cominciare, come dire, un source like. Sì. Adesso non so se magari cambiano, però anche il design dei nemici, cioè, li vedo un po' tutti, non uguali, però, cioè, non vedo... Allora, c'hanno un po' di ghirigori, ora vediamo, perché naturalmente è presto, per fare queste valutazioni. Ah, ok. No, nel senso, no. Ora facciamo un po' meno stylish e un pochino più di... Facciamogli concludere le sue animazioni, i suoi pattern. Perché se lo pigli così lo batti alla prima. Ciao. Allora, gli altri moduli. Quindi, apriamo i moduli. Ora questo è chiuso. Questo invece posso... Ah, livello slot insufficiente. Però allora posso evolvere questo qui. Alla prossima. Li chiamo falò. Sono incapace di chiamarli in maniera diversa. Allora, ti faccio vedere... Gabri, sei lì, che questo è quello che anche questo poi fa scudo, fa vedere. Cambiamo arma. Se vado con l'arma speciale, questa fa uno scudo, ok? Se no, spara. Questa spara e basta. Non è un'arma, okay. Non c'è niente di lama, diciamo così. Ah, qui raggiungi Parigi, fammi vedere se c'era qualcosa da fare qui. C'era qualcosa da prendere, magari degli oggettini, cosa ne so. No, mi sembra che non ci sia da fare più un tubo da sta parte. No, infatti. Andiamo. Dai, adesso... Sono proprio curiosa di vedere se appunto... Vediamo. Vediamo insieme Parigi di Steel Rising. Parigi Clockpunk. Esatto, quindi ricordiamo, Clockpunk cos'è? Alcuni potrebbero non saperlo, è una variazione, l'ennesima, in realtà una delle prime del cyberpunk. Bruce Sterling è l'inventore dello steampunk, che è un po' l'incipit di tutte queste varianti in cui c'è da un lato una tecnologia, un'ucronia, ovvero c'è un punto della storia umana in cui le ricerche su qualche tipo di tecnologia, il vapore ad esempio per lo steampunk o i clock o i meccanismi di precisione degli orologi per il clock o il clockpunk, permettono un avanzamento dell'umanità 15 frame al secondo, ragazzi. 22 frame al secondo. E che? Molto male. Ora, vabbè che la registrazione toglie un po', però... Non proprio... Avendo una 3070 sotto il cofano, non mi sembra proprio un...
un frame rate fantasticissimo. Comunque, sia nel Clockpunk che nello steampunk c'è comunque sullo sfondo un nemico distopico che governa la società, no? Come nel tipico cyberpunk ci sono le compagnie cattive, le corporazioni che guidano in maniera maligna la società. Qui nel Clockpunk e nello steampunk c'è sempre comunque un cattivo distopico, che sia un governo di qualche tipo, come in questo caso Luigi XVI. Di steampunk mi ricordo, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliare, è Dishonored, giusto? Assolutamente sì. Bellissimo, diciamo che è un quello. Punto di contatto in realtà anche lì, tra essendoci di mezzo la setting vicini alla Gran Bretagna, no? Perché ricordavano quelli, poi sì. quindi è più facile lo steampunk, perché no, quando parli di Gran Bretagna ti viene in mente subito la rivoluzione industriale, quindi è facile collegarli. Allora Gabriele dice quanto piace a Mario dire Clockpunk. È vero, tantissimo. Questo cioè, soddisfa, riempie. Allora, autonomia. Qui praticamente autonomia dovrebbe essere quella per avere più fiato a disposizione, insomma, sostanzialmente. Che per un tank lo vedo abbastanza. Quindi, volendo indirizzare la mia Aegis verso il tank, direi che anche autonomia mi sembra un utile. Lasciamo stare, equipaggiamento siamo sempre al solito. Comunque, andiamo avanti. Allora, eravamo arrivati, ecco di qua dobbiamo andare. 30 frame al secondo con, oddio, dei pop-up di texture. Ah, figurati se non c'era. Monsieur de Vaucanson. Lo sai francese? Beh, un po'. Cioè, diciamo che l'ho studiato alle superiori, quindi prettamente scolastico. Lo capisco abbastanza, parlarlo un po' più complicato, perché da un po' che non lo parlo. Cioè, 6 anni, perché lo parlavamo in classe con una professoressa molto brava che ci parlava solo in francese, dovevamo esprimerci solo in francese, quindi il modo migliore per imparare non c'era. Ok. Fiaschetta d'acqua, chissà poi cosa servirà. Ah! Fiaschetta d'acqua. Ma una fiaschetta c'è, visto? Il termine è tornato. Sì, in qualche maniera c'è. Però comunque questa è la traduzione, questo è tradotto in italiano. Ah, la localizzazione è completa, Testo, audio, quindi buono. Visto che è un gioco che vuol raccontare anche una storia. Allora, qui praticamente è chiuso. Oh, che bello i cani meccanici, come vi amo, vi voglio benissimo. Beh, i cani sono sempre insidiosi. Ma è l'ultimo. Ce n'è ancora un altro? No. L'ho uccisi tutti. Qui dietro c'è... I clock cani. I clock cani. Chi l'ha detto? Tyreal 76. Allora non ti posso insultare. Come si chiama quella di chi l'ha detto? Tyreal... No, per capire, perché se riconosco qualcuno della redazione non insulto, ma altrimenti no.
che oltretutto nominati Cloccani, cioè veramente un cane. Sì, allora mi dai le opzioni stealth, fammene trovare uno girato di schiena, santo Dio. Se no è inutile che mi dai le opzioni. Un po' di varietà, via. E pa! Cosa c'è di bello? Un sampi. No, no, niente, redazione. Forumista storico è noto per battute che non fanno ridere. Anche io faccio battute spesso che non fanno ridere. Però a me fanno ridere. Quindi continuo così. Oh, oh, oh. Questo, cioè, se è un buon tempismo, questa lanciona qua è molto potente. Mm-mm. Vediamo se qua c'era qualcosa di lasciato indietro. No. Ecco, io da giocatore, da buon giocatore dei Souls, ho l'ossessione di lasciarmi qualcosa indietro, di non vedere qualcosa. La bussola. Ah, sì, non abbiamo visto come funziona... Vabbè, vediamola. È vero? Vediamola un attimo. Allora, la bussola. Mettiamola come quinto. Allora, ta 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 bussola. E quindi? Ah, ok, ok, ok. Ti fa vedere. Indaga sulla morte del delfino. È che sono. Raggiungi il laboratorio di Monsieur. Allora, fai vedere se ci sono, se c'è un discorso di missione secondarie. Allora, del laboratorio te lo diceva poco fa, cioè nel senso, quindi penso che in ordine. Allora, ok, andiamo alla missione secondaria, tanto per vedere. Perché qui, allora, ho lasciato tutto indietro sostanzialmente. Mi sembrava di procedere bene da questa parte, invece no. Vediamo. Ah no, no, ok, ok. È un'altra direzione questa. Come diceva appunto Gabriele, incontreremo nel gioco anche personalità del periodo storico, appunto, quindi Rivoluzione francese, note. Ah, ho capito, grazie Gabri, credevo di incontrare degli alieni. No, ma aspetta, non ce l'ha scritto adesso in chat, stavo riprendendo la recensione. Ah, oh, povero Gabriele. Povero Gabriele. Non vedo la chat, non vedo la chat. Cioè, non vedevi l'ora di attaccarlo. Non vedevo la chat, sì. Vabbè, anche te che movimento repentino che c'hai! Ora no, però. Gabriele, Mario aveva avvisato che avrebbe insultato qualcuno della redazione. Mi dispiace che sia tu soggetto. Ok. Però ho preso un po' di fave qui. Allora. Ah, meno male, una porta che si apre. Finalmente. E qui, e qui, e qui, e qui, e qui. La solita ossessione di trovare qualcosa. Vi prego, chi c'è? Ah, chi sì, c'è? Beh, giustamente sono gli abitanti. Parla con una contadina. Gli abitanti della città si sono richiusi tutti nelle case. Un po' come succede, esatto, in Bloodborne con l'epidemia. Bravissima, bravissima, esattamente. Questo ricorda molto. Esaudisci la richiesta, non fare niente. Sì, sì. Ecco, dissetatevi. Questo forse ci dà un allineamento morale, chi lo sa. E ci dà, noi siamo stati gentili, ci dà 5 granate immobilizzanti. Ok, va bene. Io ce l'ho, granate esplosive ce n'ho 6. E senza di spirito minore, che francamente la userei
No, perché le ho messo tra... No, non ha senso metterle tra le robe. Mettiamoci anzi la granata immobilizzante. Qui. Eccolo. San Pietrini. Vabbè, via. Andiamo a vedere cosa ci dice la bussola che non mente mai. Andiamo verso... Indaga sulla morte del delfino, che è una secondaria, quindi mi sa che torno anche indietro, però ormai la voglio vedere. Domanda, Mario, ti trovi bene con l'inventario? È molto complesso. No, no, mi trovo piuttosto bene, ma è un classicone dei... Cioè, si comporta Souls in maniera like. Molto simile a qualsiasi Souls, sì, eh. Allora, sono arrivato di qua. Perché questa era sicuramente una cosa che potevo fare fin dall'inizio. Prima, sì, sì. E fammi tagliare un attimo, fammi tagliare. Invece di farmi fare il giro per ogni singola cosa. Comunque, ritornando su Bloodborne, avevi detto che tu sei alle prese col DLC, giusto? Sì. Ma che hai fatto la seconda run della partita principale troppo velocemente, sei arrivato al DLC e ti stanno picchiando malissimo. Allora, immagino giusto. Che se vado in acqua sono un automa, muoio, quindi non ci vado. quindi, no, ho sbagliato strada. Segui la principale, le secondarie sono sviluppate male, se non segui la principale la secondaria non si sblocca. Ok. Ah, quindi nonostante la secondaria magari sembrasse essere comunque già all'inizio, in realtà no. Devi comunque fare tutta la strada. Bene, allora c'era il laboratorio di Mr. Vacanson. Raggiungi il laboratorio di Mr. Vacanson. Ora qui... Francamente, ci ricarichiamo un pochetto. Allora, ma ho delle belle robette da aspetta, delle. Allora, qui posso usarle. Quante se no? 5. Quante ne uso? Tutte quante. Vabbè, le uso tutte quante, cosa me ne frega. Allora, francamente qui mi sembra arrivata l'ora di far evolvere questa arma che tanto mi è piaciuta. Ok. Costano, sì. Potenzialmente delle armi costano, giustamente, parecchio. Mi sono tolto le fiaschette. Mi sono tolto le fiaschette dalla roba. Ah, vabbè, ma tanto tornano nel loro antro. Cioè, ma siamo matti. Ho tolto l'oliatore. Ti piace il rischio, Mario? Aspetta, ecco, no, qui è gestito a cazzo. Il me lo chiedevi? Sì, allora oliatore. Lo metto qui, ok? Poi invece qui il San Pietrino lo metto qui. Va bene. No, dai, insomma. Se ne esce. Ah, Tyrion ci dice una curiosità riguardo all'arma, al nome Gibevol. È il vero nome di un sistema di artiglieria dell'epoca. Quindi ci sono proprio stati fedeli, cioè nella maggior parte delle cose sì. Si sono attenuti a ciò che era la realtà. Esatto, come quel particolare che dicevamo prima di Maria Antonietta in termini anche visivi. Sì. Ok, grazie della curiosità. Oggetto bloccato. Io ricordo che in Dark Souls 3, mi sembra,
ero tipo gelosissima di mia sorella perché c'è un'arma che si chiama Eleonora, come si chiama mia sorella, ed era una cosa che mi faceva impazzire avere un'arma che si chiama come te e non Souls-like. Allora, facciamo un San Pietrino per... Dove sono? No. No, no. Mia sorella è molto peggio se si impegna. No, sto scherzando, e se ci sta guardando sa che le voglio un mondo di bene. Ok. Si è fatto male, vero? Ti sta bene. Andiamo a grindare un pochetto. La mia sorella è molto brava nei Souls-like, quindi potrebbe fare molti danni in quel, da quel punto di vista. Fa vedere se giravo invece da questa parte dove mandava, dove mi mandava. È chiuso, giusto? Bravo Mario. Fix della sorella. Quelle sono ancora off limits. Magari la vedremo. Magari. Ah, qui c'era la tizia che ci ho già parlato prima. Vai, via, 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 via. Proseguiamo. Allora, mi... così, giusto, questo non l'ho visto. Qui dietro c'è qualcosa. Questo posso aprirlo, no? No. C'è un tubo, quindi. No, questa è, da questo, per questa zona qua puoi stare tranquillo. E questo è il colpo stealth. Chiamiamolo stealth, non è proprio... Allora. Nuovo. Forse questo, l'attacco aereo, è quello che conviene di più. Gabriele dice, ora mi diverto. Arrivato in una zona critica. Ah, per il l'amico con... Cosa sono? Sì, io tra l'altro mi sono sbagliato, ho usato tutte le fiaschette un po' così a cazzo di cane. Mm-hmm. Tutto l'olio. Senza averne... Dai, però ce la puoi fare. Ma certo, ma è mica boss questo, questo è un nemico normale. Sì. E tra l'altro l'ho messo molto meglio con l'olio, è che proprio ho pigiato quadrato, che cosa ne so, magari una reminiscenza di qualche altro gioco. Mi è venuto istintivo di pigiare quadrato e ho consumato le fiaschette così, gli oliatori così. Vediamo se andiamo a ritrovare... Preso, maledetto. Allora, vediamo quanto curano queste. Vabbè. Eh sì. Sono praticamente a ragione il nostro caro Gabriele, ma come, è ovvio che avessi ragione, ma insomma. Ah, eccoli. No, qua non sopravvivo. No, senza fiaschette. No, ma non è questione di... No, dico per adesso così.
Qua ce l'avevo dietro. Ritorniamo nel vicoletto. Ok, quello. Mi fa un cazzo. Ma sono andato all'indietro in un posto che non avevo. No, in cui non sei andato prima. Ecco, lo sapevo. Agis è rotta. E il... E questo è bello lontano. Purtroppo. Ora andiamo a recuperare le nostre animucce. Adesso non c'è più riferimento, ma per vedere quanto siamo lontani dalla secondaria che vedevamo prima, passando appunto dalla principale. Vabbè. Allora, quindi, andiamo dritti, 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 senza... Aspetta che però qui mi sa che me l'ho perso nella zona secondaria. Eh sì. Può essere. Vabbè, però mi sta... così andarsi un po' a complicare anche la vita, eh. Vale meno tanto. Allora, andiamo verso... Ora, vediamo se con la bussola ci fa vedere anche dove ci abbiamo le anime. Per esempio. Banale. Eccola lì. Eccola lì, infatti, ce lo dice. Ci dice dove abbiamo le anime. Ora, piano sangue freddo, perché ce n'è già uno di quelli là in giro, da qualche parte vicino. Lì. Allora, ora arriva subito uno di quelli là, c'è da cercare di stabilire un po' di... Ma quindi, Gabriele, ci sarà un rampino più avanti da utilizzare? Magari Mario tu lo sai. No, ma io non sono arrivato ancora qua. Cioè, io proprio oggi ho giocato un pochino, giusto per non farmi cogliere totalmente preparato. Non ho mica avuto il tempo di giocare realmente tanto. Ma vaffanculo! Beh, però vedo che ti diverti, Mario. Ma vaffanculo! È pane per i tuoi denti. Cheat. Sì, vabbè. Molto male. A te per ora sta piacendo, Mario, che dici? Sì, mi sta divertendo. Ok. Mi sta divertendo. Gioco... anche al di là del volerlo far vedere per questioni professionali eccetera, però se mi fossi trovato stasera a giocarlo bello tranquillo, perché no, avrei continuato. Vado a spulciare un po' di critiche che aveva fatto Gabriele per vedere se le abbiamo veramente
Allora, vediamo un po'. Perché qua, andando indietro, è meglio prenderne uno per uno. Perché qua, andando indietro, c'era uno di questi qua. Quindi evito di farmi... Eccolo qua. Groccaliu. Gabriele dice che da qui in poi è tosto. I nemici aumentano e ovviamente affrontarne uno alla volta. Ma qua... La vedo molto male. Chissà com'è per Mario giocare, adesso ce l'ho anche con Gabriele, con una Federica e un Gabriele che continuano a dirgli cosa deve fare. Cioè, dove sbaglia, cosa deve fare, cosa è meglio fare. Allora, vediamo quanta me ne fa recuperare così di energia. La recupera quindi piano, con queste fiaschette. Vediamo cosa c'è qua dentro. Però l'unica, perché non ho roba di olio qua. Modulo riparazione critica grado 1. Mi sembra ottimo. Grado 1 dovrei poterlo equipaggiare. Mm-hmm. Vuoto era. Ma come? Come vuoto? Perché? Perché era vuoto? Simpatico birbante. Qui c'è qualcuno nascosto dietro l'angolo? No. Fiaschetta di resistenza al fuoco. Grazie. Qui c'è niente. Allora dobbiamo affrontare il nostro amico. Andiamo. Vediamo se riusciamo a dare. Ah, vabbè, venite. Ok. E quindi ora ci abbiamo da pensare solo a lui. Mai visto? No, mai visto. Volevo pigliarti alle spalle. Vediamo se sei cretino. Quanto... Sei un po' incastrato. Capito? E anche in fase di avvicinamento è molto buona così. Ciao. Ok, via. Vai un po' a vedere qua cosa c'è di nuovo. C'è questo. Flagello incendiato, lingotto di bronzo, che è roba che serve per le armi. Allora, do. Già che ci siamo. Di là c'è la morte del delfino. Mi sembra tutto, come dice Gabri, nella medesima direzione. Il laboratorio invece è più vicino. Vediamo. Gabri, quanto dura in totale? Quante ore si porta via? Probabilmente 10 ore più qualcuna per le secondarie, mi sembra. Ok, sì, me lo ricordo, mi sembra di ricordare anche a me dalla recensione che era così. Mm-mm. Ok, Gabriele adora il flagello, dice, è devastante se usato bene. Mia arma pref e best love TVP. Questo è il commento.
un po' di... Sì, comunque alcune cose ricordano veramente un po' l'atmosfera di Bloodborne, anche il falò così gigante. Sì, 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 ma anche, anche Timesia, diciamo... Timesia, sì, è vero. È vero, quindi... Sì. Sì, 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 avevo visto un pezzo del gameplay. Ora, a livello di voti, se prendiamo due Souls-like recensiti ultimamente, Timesia ha preso qualcosina di più. Sì, infatti mi ricordo che era più... 82. Erika gli ha dato, non mi ricordo. Sì. Sì, sì, mi sembra... Sì, che proprio Timesia lo consideravano proprio tipo un... Non vorrei dire cavolate, tipo Bloodborne 2, ma più che altro perché ci assomigliavamo nello stile. Nello stile, sì, cioè sono le maschere della... Dark Fantasy, le maschere, gotico. Le maschere della peste, aia. No, anche qua è un 8. Sono... pari. Che a me Bloodborne era veramente piaciuto tantissimo, proprio per lo stile un po' più horror, tra virgolette. Bello. Munizione elementale. Io qua c'ho un sacco di munizioni e sto usando poco. Mi sa che devo un po' imparare a usarle di più. Per esempio, c'è quest'arma qua, che è sostanzialmente uno shotgun. Dai, ditemi che c'è o non c'è un falò. Questa sembrerebbe proprio una bella area da falò, invece non c'è. Mm. Ah, no, perché c'erano i nemici, quindi così vicini al falò generalmente non ci sono. Vediamo. Non ci sono. Vediamo qua dietro. Comunque Gabriele dice che alcuni dicono anche 20 ore per concluderlo, però se non si hanno troppi impicci, diciamo, nel percorso... Ah, ok. Qui, come vedete, classica scorciatoia, ok? C'è una scorciatoia. Torniamo in un posto dove siamo già stati, però apriamo in modo da poter tornare qua più rapidamente. Ok, quindi ci conviene un pochino così. Ci conviene. E ci abbiamo 3970, insomma, ci abbiamo un po' da un po' da investire. Sfruttare. Allora, potenza 5 assolutamente. Resistenza che va alla salute, direi tancone. Sì. Poi... però vediamo un attimino se... Ancora. Abbiamo riprese di queste qui. Valoroso mi sa che ne dà di più. No! Ma perché... Usa, ok. Andiamo a vedere quanta ne abbiamo. Queste sono le classiche, insomma, anche nei Souls ci sono le riserve di anime, no? E queste hanno più o meno la stessa roba. Allora, autonomia, agilità. Gabriele dice di vendere le armi che non utilizzi anche per guadagnarle. Ah. Nella quale vendo? Gabri? Gabri. Sì, le vendo qua. C'è l'Emporio, sì. A questa in vendita. Allora. Per esempio, il flagello. Beh, voglio tenerlo perché mi ha detto che... dopo voglio provare. Sì, si è usato bene. Poi, caratteristiche. Questo lo voglio tenere. Questo è un po'... Questo è un po' un... No, questi via, non li so usare. Via. Ah, questo è un cappello che adesso me lo metto, non me ne ero accorto. Il vestito invece è quello che ho. Molto francese. Il vestito sì. Artigli Nemesi no, è sempre roba che è diversa da quella che uso. Vabbè, per il resto non voglio farmi mancare altro. Corsetto Trianon è quello che c'avevo all'inizio. Materiali, ma mi sa che cosa no, materiali mi servono tutti. Ah, fa vedere se potenziamenti, se delle armi potevo fare qualcosa.
il grotto di bronzo, moschetto, ma va, questo no. Allora, volevo usare un po' questo. Che è così. Avete visto, era congelato, con un cambio d'arma abbastanza rapido si può usare, si possono usare le caratteristiche di entrambe le armi, che nei due slot principali. Credevo di essere stato tanto intelligente, invece me li sono tirati tutti quanti. Chi è che mi sta? Ah, ma c'è quello là in cima! Mi sa che mi sono andato a complicare. Ahimè. Beh, nel falò, attenzione. Questo se viene, questo se viene, se viene preso col giusto tempismo. Ma chi è che mi ha preso? Ah, ma c'è quello, c'è là sempre con... sì. Sì, sì, il simpaticone con le robe. Dov'è? Dove sei, maledetto? Lassù. Scale. Vabbè, allora vediamo un po' come facciamo arrivare. Allora, quella là che abbiamo passato era una strada. Chissà se c'è qualcuno a casa che ci dice se gli sta piacendo o meno. Vabbè, Gabriele escluso. Allora, qui torno indietro e non è il caso. Vabbè, è anche vero. È anche vero che non sono proprio pieno di olio, ma lasciamo stare. Allora, da questa parte, vediamo se c'è forse un modo... Ah, Tari, a me stai intrigando parecchio, sono contenta. No, anche a me sta piacendo, devo dire. Mario pure, contento. Dai, l'otto glielo diamo? Mario, lo confermi? Ma io tanto non... Cioè, eccolo qua la strada. Intanto non i miei redattori... sono i miei redattori, quindi i miei redattori. Poi, tra l'altro, voglio dire, sono redattore di TGM, non è che adesso ho i deliri di onnipotenza. Sono prima di tutto redattore di TGM che i miei redattori, ma comunque sono elementi assolutamente perfettamente scelti della redazione, quindi io non, una volta che il voto è dato, è quello, è il voto di TGM, è quello lì, punto. Mm-hmm. Comunque sì. No, comunque sì, molto da Souls-like. Beh, comunque sì, mi piace. Gabriele giustamente dice: sono i miei redattori, poi ti insulta in live. Vabbè, dai, su. Questo è il bello di far parte della famiglia di TGM. Fede, che ore abbiamo fatto? Sono quasi le 11, le 11 meno 3 minuti. Quasi un'ora e mezza di diretta. Esatto. Quindi, ragazzi, ci avviciniamo a the end. Non è che possiamo fare. Arriviamo al boss? Vai. Comunque Tyrael ci delizia con un i clock redattori. Cosa c'era? Una lettera? Aspetta, Sì, però il problema è che è già la seconda volta che non c'ho il tempo di leggerla, ma credo che rimanga a disposizione. Calato il gelo comunque, sì. No, perché appunto nelle lettere cos'è? Cioè, suppongo che vengano dati gli indizi sulla storia, su quello che sta succedendo.
nella città e i personaggi. Anche perché appunto i figli di Maria Antonietta, vabbè, re Luigi XVI, anche loro per la follia del re hanno fatto, tra virgolette, una brutta fine. Non si sa che fine abbiano fatto, anzi. Eh no. Quindi sì, anche Gabriele conferma che è loro. Allora, vediamo un po' se vedo un po'. Gabriele, rispetto al primo boss ufficiale, diciamo, che abbiamo incontrato, questo qua che incontreremo com'è? Più complesso o... No, però hai detto che comunque si incattiviscono un po' tutti i nemici da questa zona, quindi magari ci picchierà di più. Dai, dite che è difficile, così in tutti i casi ci faccio una figura migliore. Che l'autonomia alla è il prossimo, perché vedo che riesco a dare pochi colpi prima di Allora qui posso aprire, è lo stesso, un altro, vedi, è un altro, è un'altra scorciatoia, quindi ripasso nuovamente di qua. Bello aver due slot. Allora, qui dicevo che l'autonomia è importante. Allora, adesso ho i moduli. Questo posso mettercene un altro. Ok, ora ce ne ho due. Emporio in vendita. E dai, ecco i ventagli, ti ho detto che non li voglio. Ventagli e ghiacciali, ma questo magari lo lascio. Mazza cifrata! In chat dicono il cappello. Il cappello ora me lo metto, ora me lo metto, state calmi. Fisici. Ah, ma queste... Ah, cavolo, ma stavo comprando della roba. Senza volere. No, vabbè. Mi stavo sbagliando. Ah, comunque ho un sacco di vestiti. Da quello proprio... Allora, flagello incendiario, questo lo lasciamo. Questo invece voglio venderlo. Andiamo un po' a vestirci. Mm-hmm. Allora. Questo. Sì, l'altro sembra che c'è uno struzzo in testa, quindi direi... Allora, questo... Cioè, non so, poi magari le abilità che ti dà... Vedi che brutto. Cioè, questo qua, abito moscardino, che è quello che fa schifo, è quello sempre migliore anche adesso. Che... Se rido è perché è per la chat, è per anche Gabriele che... Ok. Va bene, mi sono rifatto il look un pochino. Allora, qui... La giacca orrenda è rimasta, ma dai. Allora, ho aperto questo cancello. Ecco, una cosa che è perfettamente inutile dire in questi generi di giochi, tanto poi alla fine c'hanno tutti questo errore qui, questa è la camera. La camera... i souls, ma anche gli stylish action. Cioè, il problema è che comunque tu non puoi far andare la camera oltre un muro, perché ci sarebbe compenetrazione poligonale orribile.
E quindi poi alla fine questo problema di avere la camera che si blocca è difficilissimo da... Terriel dice che gli accessori migliori sono sempre quelli esteticamente schifosi, è nella storia del videoludo. Mario dice che appunto ci sono delle eccezioni, devo dire che anche io ho presente Bloodborne, mi ricordo delle... No, ho trovato nel... ho trovato nel The Ring una corazza pesante per il mio tank. Ancora più bella di quella precedente. Eh sì. Dai, ci sono delle eccezioni. Ora, loro c'hanno i loro tempi. Per esempio, questo demente qua è forte, però... Beh, non è rapidissimo nei movimenti. No, se poi viene da lontano è un attimo. Dai, ciao. Ecco, una cosa che ti chiedo, Mario, che a te piacciono appunto i Souls-like. Vabbè, Dark Souls, ok, sappiamo com'è. Quando hanno fatto Bloodborne, ma anche Sekiro, che sono molto più rapidi come giochi. Sì. Tu come li preferisci? Cioè, preferisci la serie di Dark Souls oppure quello un po' più rapido? Io mi rilasso molto col tank, con lo scudo. Proprio è una questione di rilassamento. Mi rilasso proprio. Però, ecco, Bloodborne poi l'ho adorato mentre lo giocavo. Sì, ti abitui, diciamo. Ti abitui quel film. No, a me è piaciuto tantissimo. E avendo giocato prima Bloodborne che Dark Souls, ho sentito tantissimo il fatto che c'è la mancanza della rapidità del gioco con cui ero abituata. Quindi, cioè, mi ricordo questa cosa. Sempre la giusta. Un tributo al marchese della Fayette. Quando la Fayette ci comanda rispondiamo noi sì, subito pronti, scoppia grande sarabanda. Questa magari sono anche documenti, può darsi benissimo che siano documenti anche ripresi da altri storici su sé. Mi viene in mente che può essere così, anche se non posso. Qui mi sembra una roba da... Questa mi sembra una cosa. Ti serve uno strumento per passare oltre. Qui ci vuole un potere o una roba. Oh, questo è il suo. Quindi dicevi non muri invisibili, ma passaggi di questo genere. Come dici? No, quindi ma che... sì, grazie, ma era più effettivamente la reattoria. Questa è molto più. È molto più. Vasta e articolata. Non mi sembra assolutamente un open world. Questo mi ha graziato. Perché c'ha. Invece Subnautica l'avevi giocato, Mario? Subnautica sì. Anche in realtà virtuale. Ecco, ma Below Zero pure? Below Zero no. Il secondo? Non c'è avuto il tempo materiale. Ok, non so se ti ricordi, io lo stavo giocando insieme a mia sorella. L'abbiamo finito ieri sera con una mare in bocca. Adesso non so se qualcuno di quelli qua in chat che ci ha giocato e ha un'opinione contraria alla mia. Però sai che rispetto al primo ho proprio mancato uno sviluppo della trama che proprio ti prende, come è successo col primo capitolo, che ci sta. Può darsi, a diciamo corroborare la tua tesi, sta il fatto che hanno cambiato genere. Sì. Il prossimo è un... È vero, ho scritto la news. Non mi ricordo. È un gestionale... Vabbè, ora... Con le... Adesso non mi viene. Non mi viene proprio. Vallo a vedere, Moonbreaker. Cercalo su Steam un attimo. Moonbreaker, esatto. Qui c'è un boss? Mi sembra un'area tipica da boss. Ma possibile che non ho ancora incontrato un'altra... Ecco. Ho scritto la news ieri. Ecco, adesso non mi ricordavo che c'è il weekend in cui si può giocare l'anteprima. E poi il 29 settembre si avrà la versione in accesso anticipato. Sì.
Un tattico a turni per PC che trae ispirazione dai videogiochi da tavolo basati sulle miniature. Ah, giusto, come... giusto. C'ha addirittura dei tool per andare a imitare i vari modi di pennellare le unità. Cioè, esatto. Quindi è proprio un lavoro fighissimo così. Che omaggia tantissimo giocatori a tavolo, abbastanza inatteso dai creatori di Subnautica, però diciamo che questo cambio di genere rispetto a questa cosa che stavi dicendo che Below Zero ti è piaciuto di meno, può darsi anche che sia una maggior voglia di sperimentare, come dire, Below Zero dobbiamo farlo perché abbiamo avuto tanto successo con col primo, sì. E quindi, però intanto magari stavano già pensando di... Ah, merda. Quindi la serie Subnautica alla fine penso si sia conclusa con Below Zero, anche se la storia in sé non è che sia proprio conclusa al 100%, cioè ti lasciano un po' uno spiraglio di immaginazione su quello che può succedere. Te l'ho detto, Below Zero mi potresti anche spoilerare, tanto non credo di giocarlo in futuro. Cioè, ho passato un sacco di tempo su Subnautica, quello sì. Sì, ma anche perché il primo ti dà nuova area. Allora, nuova area, questa credo... Laboratorio, ecco. Questo è il laboratorio, però esatto, però voglio vedere se posso andare subito a vedere che cosa era. È sparita la missione secondaria? Quell'altra del fino? Ce l'ho mancata? Ma no, ma ascolta, cioè Gabriele ha detto che si sblocca con la strada principale, quindi in teoria no. Cioè, quindi forse adesso andandoci, verso la zona... Lo scopriamo subito. No, c'è ancora. Bussola. C'è ancora. Signore delle macchine... Sento dei passi. Ora vado dentro la villa. Gabriele. Sì, Gabriele dice che la secondaria si evolve assieme alla primaria e devi entrare in laboratorio. Ok. Qui sicuramente non ci posso fare un tubo. Oggetto bloccato. Andiamo dentro la villa. Vai. No, per la questione Subnautica ti stavo dicendo che il primo. Come si dice? C'è l'avanzamento, cioè ti dà delle cose, delle novità, diciamo, all'interno del gioco gradualmente, ma che ti fanno venire proprio voglia di esplorare. E poi fai molta più paura del secondo. Il secondo invece mi sembra tutto molto più rapido, meno pauroso. Forse hanno puntato più sulla grafica, su quanto sono belli gli animaletti lì che ci sono, ma in realtà poi dopo non è che hanno fatto un granché a livello di trama, ecco. Questi calzoncini azzissimi e anche questi, vai, che sono più potenti come armatura. Però a questo punto ci sarebbe da cambiare il corsetto, che è veramente ridicolo. È rimasto quello. Da cambiare. Allora, ora sono arrivato qui e non so però... Allora, da dove sono entrato intanto? Da qui sono entrato. Sì, sei arrivato da lì. Ok. Mi scuserete se salto. Ecco. Eccola! Finalmente... Chiedono, ma è la connessione o questo gioco non è per niente fluido? Le animazioni sembrano a scatti. La connessione. Sicuramente un pochino in streaming qualche scattino può darsi che lo vedano. Ma tu come lo vedi? Lo vedi scatti anche tu? Mm-hmm. Ma in realtà no. Cioè, allora, ciò che vedo di scattante sono è le animazioni. Naturale, la naturale animazione dei personaggi. Ok.
Però no, a me sembra, diciamo che ci sta, ecco, non mi sembra non totalmente fluido. Ok. Bella questa bella carrozza. Caspita, sì. Decoratissima. Granata elettrica, poi ovviamente qua sono tutte bombe, bombette, situazioni che possono servire o essere più utili a seconda di quanto a cosa è debole il nemico che c'è davanti. Ah, queste qua sono cose. Oh, secondo me questa è una classica porta socchiusa da boss. Da boss, vai. Vediamo se è vero. Beh, sì. No. O una zona. Oddio, come mi fanno cazzare a me queste porte chiuse qua, che lei è un automa, ma non ce la fa a spostare la porta. Sì. E me la dai chiusa così. Ma vai via, vai. Allora, fammi vedere. Dai, sono stati realistici nell'ambientazione, non potevano esserlo anche in questo. Ah, indaga sulla morte del delfino vicino. È qua dentro, pare che sia questa casa qua. Andiamo, andiamo. Allora, quindi si può arrivare fino lì sopra. Come? Da fuori non penso che ci sia qualche. Ah, poi comunque, boh, qualcuno ha visto il ray tracing, io no. Cioè, non ci sono effetti di ray tracing, di rifrazione. Ah, mi è bloccata. Che cosa? No, stavo guardando la scala, appunto. Allora da fuori mi viene in mente, ma non saprei. Questa qua? Ah, un po' comunque ha ragione Gabriele, mi sono dimenticato di tirare le botte ai sacchi per avere oggetti. Ah, è vero! Allora, vediamo un po'. Che questa tra l'altro mi sembra. C'è questa impalcatura da non fuori. Ah, eccola. It does not work. The steam pump that powers this device is no longer working. Ma dai, c'era. Still nothing. I need to get the steam pump working again. Devo riuscire a riparare la macchina a vapore. E dov'è? La macchina a vapore che. No, qui non c'è niente. Sarà fuori. Sì. Andiamo, vediamo se c'è, non so. Ora non ci può essere un. Ah, eccolo. La tubatura, andiamo a vedere dove finisce. Ah, beh, oltre qua. Ce l'avevamo. Allora, la tubatura è lì. Quindi. Boom. Vai via. Su via. Allora, qui praticamente la tubazione, andiamo a risolvere questa cosa. Qui cosa c'è? Nulla. Allora, perché vedete che qui
Gabriele dice, ecco quando dicevo che le secondarie sono sviluppate male, perché per far funzionare quella leva bisogna seguire la missione principale. E comunque sì, Tyrell, dovevamo seguire il tubo. Se qui ci perdiamo qualcosa... No, andiamo a vedere dove finisce quel maledetto tubo. E qui? Ma come? Mi fai girare 8 km? Non mi premi neanche con un... niente così? Allora, vabbè. Non era necessario. Allora. Ah! Questo è bloccato. Allora, questa scala è rotta, figuriamoci. Consigliano di andare di bussola. Maledetti. Sì, sì, ok, vado di bussola. Allora, c'è quello là che lo raggiungo evidentemente aggiustando questo meccanismo. Là sopra sicuramente lo raggiungo con l'ascensore, la cosa secondaria. Ripara la passerella mobile. Oh, ma una scala che è rimasta intatta non c'è in questo gioco. No, troppo facile. Qui non posso passare lì in cima perché... perché scivolo. Grazie. Questo non si apre. Ora mi sto incazzando. Poi ci sono queste gru che uno si illude che funzionino, invece... solo scena. Eh sì. E poi in realtà ci potevamo salutare qualche minuto fa, così non facevo... Ah, qui mi fai salire, ma... No, ah, ecco. Eppure qua che c'è questo posto per salire, non serve proprio a niente. No. No, non serve a niente, dai. Se solo si potesse questo tetto scalare, no, non si può. Forse qui da qualche parte è meno inutile di quello che sembra. No, proprio niente, non c'è verso. Perché poi ci sono tutte queste robe qua che sembrerebbero dei passaggi, no? Ma se uno poi osserva, lì come ci fai ad andare in cima? Non puoi, quindi sono finti passaggi. Sì. Comunque non si può salire sopra una fava.
Ah, ecco. Oh. Scala. Oh. Ora la situazione. Oh, quindi in realtà erano effettivamente delle zone attraversabili, sfruttabili. Sì. Allora, di qua. Ah, ok, qui si scende giù. Dai, su, facciamo, portaci a fare qualcosa di rilevante, così almeno salutiamo con qualcosa di rilevante, anche solamente un boss che ci ammazza una volta. L'attacco dall'alto dà soddisfazione, devo dire proprio di sì. Sì, infatti lo uso sempre. Infatti vuol dire... Altra scala che va su, sì. Come? Beh. Ah, ecco. Adesso ok, Gabriele dice che anche a lui ogni tanto si bloccavano i nemici senza motivo e che quindi è un problema del gioco. Va bene, sublimatore di Lavoisier, questo è uno di quelli per i potenziamenti. Però mi ha detto di essere in un'altra area, quindi da qua, da qualche parte si va. Comunque, mentre per gli amici a casa, diciamo che ci saranno live anche settimana prossima. Sì, allora, può darsi una. Cioè, dipende se qualcuno della redazione... riesce a darmi una mano, la prossima settimana facciamo quella di Assassin's Creed e un'altra. Altrimenti io comincio a lavorare sulla rivista e sono un po'... devo dire proprio insomma, se devo farle io per forza da solo la prossima settimana e non c'ho qualche santo della redazione che mi dà un po' il cambio. Vabbè, cerchiamo di recitarli. Esatto, su 18 persone si troverà qualcuno, no?
Assolutamente sì. Perché con la rivista in arrivo io comincio a boccheggiare. No, poi mi devo attrezzare anch'io, così posso dare anche un aiuto concreto e non fare solo da compagnia, commentatrice, rompiballe, se arrivano i commenti tipo quelli di Gabriele. Blind greedy food. Chiedono una seratina dedicata a Bioshock. Ah sì? Si ritorna su Bioshock? Sì. Ah, io ben volentieri. Dai, quando appena puoi, Mario, appena torni a respirare... Bioshock! Ma davvero volete tornare a Bioshock? Della serie roba nuova? Ah! Oh! Ti è stato chiesto 4 volte per cortesia, sempre nei confronti di Bioshock. Va bene, ok. Quindi direi che è un sì. Ma sì, ma sì. Anzi, andrò a cercare anche in questi casi qua, mi diverto anche a vedere se ci sono delle mod che lo migliorano graficamente. Ora non no, ora davvero non aspetto nemmeno il boss, io te lo dico, eh. No, cioè, dai. Alla prossima, diciamo così, stazione, ci fermiamo. Allora, vediamo un po' qua dove siamo. Ah, laggiù, vabbè, devo riparare quella macchina. Questo lo posso aprire? Sì, questo lo posso aprire. Mi servisse. Non vuole aprire, cioè puoi aprirlo, ma mi servisse a qualcosa aprirlo. Aegis. Ah, ok, anche questa si apre. Ok. Dai, attiva la passerella e ci salutiamo. Che passerella? Quella là sopra, quella là sopra. Lo scopriremo. Il tubone è sempre quello. Adesso però sappiamo come passare di là. Dai, sì, ho capito. Vattene. Ok, perché adesso abbiamo aperto la strada da questa parte. Quindi servirà qualcosa aver aperto la strada da qualche parte, da questa parte. Eppure qui. Nel mentre, che tra poco ci salutiamo, ricordo che c'è il numero 393 nelle edicole. Ah, se giusto, non lo trovate, brava, nella vostra edicola di fiducia, consigliamo l'abbonamento, che oltre a farvi risparmiare, insomma, ve lo porto direttamente a casa. Oltretutto, se vi siete persi la diretta di presentazione del numero, c'è qua su Twitch. Su YouTube arriverà. Sì, l'ho già caricata, la volevo mettere domani, perché in realtà c'è anche l'opzione Premiere su YouTube, che praticamente è come se lo desse in diretta e puoi commentarlo mentre va, e quindi avevo quasi la malsana intenzione di mandarlo in Premiere, vediamo se domani ce la faccio. Ok, comunque appunto
carichiamo tutto poi anche su YouTube, quindi non si perdono i video, diciamo, dopo due settimane, una settimana, come succede qua, su questa piattaforma. Allora, no, non ci si arriva di qua. Non ci si arriva. Non c'è, no, ah no, in realtà ci sarebbe quella su... Ah, ok, guarda, c'è un sistema di passerelle sopra. Aspetta che risalgo. Forse si riesce a passare così. Uno dei titoli che ti è piaciuto di più, trattati nel numero 393, Mario, così? Che dici? L'Uomo Ragno. Mm-hmm. Che hai provato? Beh, allora, qui. Dunque, intanto bisogna vedere cosa riesco a provare io, perché Cult of the Lamb, per esempio, tra i giochi indipendenti che ci sono sulla rivista, è uno dei più fighi in assoluto. Ha avuto un successone, sì. È un gioco, un mix gestionale roguelite della Madonna. Quindi, ok, L'Uomo Ragno, poi mi sono trovato a giocarlo, che è carino, bello, anzi, carino, cavolo, gran gioco. Però poi ci sono anche dei giochi piccoli, low budget, sulla rivista, che meritano assolutamente, sì. Poi c'è Roller Drum, che l'ha giocato sempre... Gabriele? Sì. Di cui c'è anche la recensione, c'è la video recensione su YouTube di Roller Drum. Sì. Comunque, per chi non sapesse, in copertina c'è Saints Row. Sì. Che non è piaciuto a tutti allo stesso modo, però. Esatto. C'è una forchetta, anche quello di voto, gigantesca. Comunque, anche qui c'è una forchetta di voto per Steel Rising che va addirittura dal 4 all'8. Ora, secondo me, a vederlo, è del tutto irragionevole che gli ha dato... Ah, ecco il boss. Moriamo adesso. Vedi questa cosa qua? Va, il sacrificio... Sacrificio per far vedere. Ma, senti, il 4 potrebbe essere dato magari per un forte paragone ai Souls-like, quindi... Cioè, hanno senso la mancanza di tanti aspetti di Souls-like oppure per altre cose? Cosa? No, dico, il voto, il 4, diciamo, tanto basso, è dato perché appunto si sono basati su un forte paragone con i Souls-like. Non lo so, io le recensioni che hanno dato 4 non le ho lette. E secondo me, l'ho letto, no, okay. No, ci mancherebbe, ora mi vado anche a leggere. Ci manca anche quella lì. Ma però appunto ero curiosa di sapere... Le puoi trovare, vai su Metacritic e troverai delle recensioni. Sì. No, e vabbè, ho capito, ma no! Vabbè, ma l'ho stretto in un angolo. Ora, ok che... Ok, ragazzi, ok, ci siamo, possiamo andare. Va bene, ci siamo sacrificati. Dai. All'ultimo boss. Va bene? Allora, ragazzi, a me mi sembra che l'8 del nostro Gabriele ci stia in tranquillità. Sì. Ma mi è piaciuto. E basta. Allora, ricordatevi che... Allora, intanto ribadiamo qualcosina sulla rivista. Allora, la rivista... Esatto, che c'è in mano la nostra Federica, la trovate ovviamente in edicola, nelle vostre migliori edicole. Sapete che un po' in questi ultimi anni la distribuzione in edicola è un po' Mad Max, quindi insomma armatevi di pazienza, ma molti di voi, insomma, chi ama comprare in edicola generalmente se la fa arrivare al proprio edicolante di fiducia e risolve così. Altrimenti abbonamento ragazzi, sul sito vi abbonate, che c'è un prezzo ovviamente assolutamente conveniente, e così vi arriva direttamente a casa. Allora, vi dirò che comunque io questo gioco lo continuerò perché mi sta piacendo bene. E
così. Invece, per quanto riguarda Hotline TGM, quindi le nostre dirette, vediamo, vi sapremo dire assolutamente per la prossima settimana se ci saranno due dirette. Il martedì faremo Assassin's Creed, se invece ci sarà una sola diretta per insomma, vabbè, se ci sarà una sola diretta, allora a quel punto lì la faremo mercoledì, ma insomma vi terremo informati, d'accordo? Esatto, sui nostri social. Tanto facciamo che Agis va a dormire. Uccide almeno questi qua, facciamo piazza pulita della zona. Gabriele, allora dice: armatevi di pazienza sempre, se giocate a Steel Rising non fate come Mario e armatevi delle granate, ne aveste usata una. Vabbè, ho capito Gabri, però c'è anche da dire che non mi sa che mi sono comportato male, che sono morto 3000 volte. Ognuno c'ha il suo stile di gioco. Io ecco, i consumabili da lanciare anche in Dark Souls pochissimo, quasi niente. Comunque dai ragazzi, se no ricominciamo. Blind Greedy Fool dice: l'importante è che giochi Miss Federica. Dai, in futuro sicuro. Va benissimo. Assolutamente, non vedo anche l'ora di vederti un po' impegnato in qualche, sì, dai, in qualche gameplay. Vabbè ragazzi, grazie mille. Allora, domani trovate questo VOD in video on demand su Twitch. E comunque, da domani intanto caricherò su YouTube anche il video sulla diretta di presentazione di 384, che attualmente 393, che attualmente trovate su Facebook, trovate qui su Twitch, oppure appunto da domani trovate anche su YouTube. E invece poi nei prossimi giorni con calma caricherò anche questo video on demand sia su YouTube che su Facebook. Grazie mille, grazie a te Federica, grazie a te Mario, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. Ciao.